In fuga dalle bombe su Kharkiv, la storia di Denis Zamarayev, promessa del tennis ucraino, si allena a Reggio Emilia per inseguire il sogno del professionismo. Buonasera dalla redazione Rai dell'Emilia Romagna. Andiamo a Reggio Emilia ora, dove tra i tanti rifugiati dall'Ucraina accolti c'è anche un giovane talento del tennis, fuggito dai bombardamenti di Kharkiv. Ci racconta la sua storia Nicola Zanarini. Dall'inferno della Kharkiv sotto le bombe russe alla placida tranquillità delle campagne reggiane, Denis Zamarayev, grande promessa del tennis ucraino, è ospite da qualche tempo di una famiglia che vive accanto al Circolo Equitazione Reggio Emilia, dove il talentuoso 18enne può continuare a inseguire il sogno di diventare un atleta professionista. In precedenza era a Istanbul ad allenarsi quando il 25 febbraio, nel secondo giorno di guerra, la casa della sua famiglia è stata bombardata. I was really worried because my parents were like in a very dangerous city, which is Kharkiv. I miei genitori sono di Kharkiv, a 40 km dal confine russo, e in questo momento sono al riparo nei rifugi, senza luce, senza l'acqua. Per me è chiaramente un pensiero. Ora che la guerra sta andando avanti, mi sto forse un po' abituando anche alla situazione. Denis ha vinto una borsa di studio all'Università del Michigan e volerà negli Stati Uniti in estate per continuare a prepararsi per l'ingresso nel tennis professionistico. Al momento dello scoppio del conflitto, Denis era numero 280 della classifica ITF Junior e non vede l'ora di ricominciare la sua ascesa. Intanto si gode l'affetto e la solidarietà dei reggiani. Sì, io amo Reggio Emilia perché è molto accogliente e ovunque vai, sia in città che qui al circolo, le persone sono molto accoglienti, riesco ad allenarmi tutti i giorni bene, insomma, la situazione è molto buona, sono contento. Tutto è nato da un'iniziativa del tennista ucraino Ilya Marchenko, che ha lanciato un appello a ospitare all'estero i giovani atleti del suo paese sotto attacco russo. Marchenko si è fatto portavoce un po' di tutto il gruppo tennistico ucraino e attraverso il suo contatto siamo venuti a conoscenza di Denis e sono nati appunto anche tra noi comunicazioni via mail e di lì ci siamo accordati nel giro di 15 giorni, siamo riusciti a mettere in piedi l'ospitalità per lui.